Dopo gli accordi con la Libia, gli sbarchi sono diminuiti dell'86%. Lei che idea si è fatta? Io mi sono fatto un'idea molto precisa. Questi accordi con la Libia e questo decreto fatto dal Ministero dell'Interno per me è niente di più e niente di meno che un atto di guerra contro i migranti. Noi siamo già oggi responsabili di diverse morti, diverse torture, centinaia o migliaia di violazioni di diritti umani. Per soddisfare il nostro egoismo e le necessità di una politica veramente di livello infimo, non esitiamo a ributtare questa gente in mano a torturatori, assassini. La situazione della Libia, che molti paesi europei hanno contribuito a determinare, è certamente una situazione molto molto difficile dal punto di vista dei diritti umani. E noi impediamo alle persone di trovare qualche cosa di meglio e li ricacciamo lì in quella sorta di inferno. Il ministro Minniti è il più apprezzato del governo Gentiloni. Lei... andiamo bene. Cioè, il più apprezzato è uno che si permette, che tra l'altro questo è il ministro degli interni, però va a fare gli accordi all'estero, non si capisce niente di cosa fanno questi qua. Minniti ha una storia che è una storia da sbirro e va avanti su quella strada lì. Cioè, per lui consegnare o ributtare indietro bambini, donne incinta, poveracci e farli finire nelle carceri libiche ammazzati o torturati è una cosa che è compatibile con i suoi valori. Vabbè, con i miei no, però lui evidentemente si sente anzi orgoglioso di quel che ha fatto.